Ciao a tutti amici, io sono Turkens e benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per continuare la serie di Dragon Ball. Vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel video. Bella! Amici, era 767 Cell, che ha sconfitto Junior e C16. E adesso assorbe C17. Sì. Tutti e due in un sol colpo. E diventa l'essere perfetto. Che te ridi. Trunks che rimane stupefatto. Cell ha subito C17 e C18 contemporaneamente. Infatti, vecchio Gaio non è già successo, non è già successo in passato, sì. Cioè, non contemporaneamente, però. Prima 17 e poi 18, vabbè. Yes, but Vabbè, cosa the svolta order is diversamente. different. Cell saw how much stronger my dad and I became in the hyperbolic time chamber. So, to test how strong Goku and the rest of Vabbè, us si è could be, organizzato il gioco per devised mettere alla the prova cell Goku, games. normale. But if he's already achieved his perfect form, I don't think the Beh, oddio, sì, cell ha games will ragione. happen. Se ha raggiunto la forma perfetta, non credo ci sarà alcun gioco. Probabilmente sì. Questo Well, è un that problema. sounds like trouble. Sì, va. But Di your fronte a mom lui, is ha perso stronger than you were Gugino, back then, Trunks. so that might Sono get molto his più forte di attention. allora. This is getting. Wait, with all these changes, Con tutte queste that means direzioni, Goku and Android probabilmente 18 sì, non won't si get married? sposeranno. Povero Krillin. Huh? Is that possible? It is! Please, you can. Anyway, it's time to get to work. Trunks will be able. All right. I'm familiar with So, io this a part of darti history. indicazioni. That's true. You're the worst with romance stuff. Could you lay off that for? Vabbè. Possiamo andare noi? Eccoci qui sul campo di battaglia. Sempre era 767. Junior che affronta C17. Chissà se ha già fatto la fusione con Dio. E arriviamo anche noi. Iniziamo. Cioè, nel frattempo Junior se ne può anche andare perché tanto la sua utilità è pari a zero. Sta a fare quella di bianco. Stanco Junior. Cos'è? In guardia. Beh, noi tecnicamente stiamo cercando di impedire che Cell assorba sia C18 che C17 contemporaneamente. Perché appunto, come è stato detto prima, assorbendoli contemporaneamente Cell non organizzerà alcun gioco e non potrà essere sconfitto da Gohan. Ah, Kamehameha! L'abbiamo preso. Interviene anche C16. Sì, ma se si fanno un pacchetto di cazzi loro si lasciano fare. Trunks dice nella linea temporanea corretta, Cell e C16 hanno la stessa potenza, però qua appunto con l'aiuto di Mira è diventato più forte Cell.
Però lo stiamo aiutando noi, C16, quindi riusciremo a sconfiggerlo abbastanza facilmente. Nel frattempo un Kaioken, non glielo toglie nessuno a Cell. E con una serie di combo lo buttiamo quasi giù. Su 17. Allora, C17 è stato assorbito e noi siamo ritornati nel covo. Ha impedito appunto la storia degli Asu un'altra volta al suo corso normale. Sono impressionato, è come è sempre successo, Trunks. Ecco il Kaio che porta sfortuna, anche se non c'è stato un lieto fine. Giunta la sua forma perfetta, esatto. Ma questo però è il corso normale della storia, non possiamo fare niente per cambiarlo. Esatto, anche te. Quello che mi preoccupa è che questa volta non abbiamo ancora visto Towa e Mira. Vabbè, non fa niente. Possiamo stare, puoi stare certo che questa non è la fine. La iettatrice. Si lascia fare a me allora, siamo una botte di ferro. Dovresti andare a riposarti un po'. Te dovresti andare, Trunks. Siamo tornati nel covo, vecchio Kaio. Oh, sei qui? Beh, certo. Trunks ha notato qualcosa di strano. Dopo che Cell ha ottenuto la forma perfetta, ha organizzato un evento chiamato il gioco di Cell, normale. Ma uno dei partecipanti al gioco non dovrebbe trovarsi lì. Mira. Esatto. Non esiste nel flusso regolare del tempo, però a combattere. No, non venire, Trunks. È solo l'intralcio. Conta su di noi, ma mostra ai principianti come si fa. Vabbè, vieni Trunks, dai. Mira, guerriero degli inferi. Cell che affronta Goku. E Mira come spettatore. Non pagante. Vabbè, a noi due. Anzi, a noi tre. Anzi, a noi due, visto che Trunks è inutile. Questo è il nostro primo scontro che facciamo con Mira. Nel frattempo, come potete vedere, l'unico che si sta battendo con Mira siamo noi. Trunks chissà dov'è. Goku si arrende contro Cell ed è normale, appunto per far entrare in gioco Gohan. Nel frattempo noi stiamo per buttare giù. Arriva Towa, è tutto pronto, che cosa? La cena? Ciao. Se ne va. Che fa? Si guarda in giro Trunks. Laura di Cell sta mentendo all'improvviso, deve essere una stregoneria di Towa, sì, come ha fatto con Slug, Darkless, Freezer e gli altri. Guardate, ammetti di essere una pippa, mi dispiace, ma questo è tutto l'aiuto che posso darti. Cell è molto più pericoloso di prima, ma non è la prima volta che vediamo un trucco del genere, esatto. Infatti l'ho fatto appunto, ripeto, anche con Slug, Darkless e compagnia bella. Probabilmente avranno anche sorprese. Stay on your guard. Ecco Cell che fa il Cell Junior. Oddio, sta combattendo Yanko. Mamma mia. Chissà se ci sarà utile. Il primo è andato. Vedete Yanko, chiunque tu sia, ti sono debitore.
Gon, gli iettatori mo moriranno tutti. Nel frattempo Tenzin è il primo ad andare KO. Oddio, c'è anche Mr. Satan. Nel frattempo C16 cerca di spronare Gon a dare il meglio di sé. C'è uno che pensa agli uccellini, alla natura, sprona a combattere. Proteggi le piante, gli animali. C16 deve combattere per il WWF. Ecco qui Gohan che sprigiona tutto il suo potere. Gohan di secondo livello. Beh, noi ci prendiamo i mostriciattoli. Trunks che fa notare appunto che rispetto alla storia normale ci sono ancora i mostriciattoli in gioco. Uno l'abbiamo sconfitto. Gohan, posso batterti? Gohan appunto riesce a tenere testa a Cell che se ne rende conto. Infatti se leggete come puoi assistere nel mio stesso livello. Vai, colpito! Qui succede una cosa strana. Metacooler, che c'entra? Non è la Terra. Che c'entra? Metacooler. Il gioco di Cell è aperto a tutti, ma... Eh sì, puoi partecipare, ma tanto è giù. Trunks si chiede perché è lì Metacooler. Il vecchio Kaio che dovrebbe sapere tutto ma non sa niente, ma chi è Metacooler? In pratica i Metacooler hanno attraversato un buco nero, secondo la spiegazione di Trunks, per arrivare al gioco di Cell. Nel frattempo per leggere ci sto prendendo le mazzate. Ecco, entriamo nel buco nero. Siamo arrivati dall'altra parte. E ancora tanti Metacooler. 10. Questo mi sa che è proprio lo scherzetto di Mira e Towa. 1 contro 10, mo sì che hanno poca vita, però comunque è sempre impegnativo, eh. Diciamo che li butto giù con una combo e mezzo. Nel frattempo siamo arrivati alla metà. Nel frattempo stavo notando che il pianeta sul quale stiamo combattendo è molto simile a Namek, però in teoria Namek dovrebbe essere stato distrutto da Freezer. Quindi o è il pianeta nel quale appunto c'era Metacooler, ossia Neo Namek, o non so. Nel frattempo li abbiamo sconfitti. Arriva Trunks che vuole combattere, però vedete si rigenerano. Adesso sono diventati 12. Vi ricordo amici, per chi non lo sapesse, che Metacooler compare nel film. È appunto Cooler, però è diventato, diciamo, un
Non so se vi ricordate l'Hilde della serie di Dragon Ball GT, è diventato diciamo così di metallo, diciamo tra virgolette, grazie al pianeta di Neonamek. Ed è per questo che secondo me probabilmente stiamo combattendo su Neonamek. Che poi non mi ricordo se anche nel film i Metacooler erano tanti. Perché appunto ho visto il film tanti tanti anni fa, quindi non mi ricordo di preciso. Nel frattempo Trunks ci sta dando una mano, è riuscito a sconfiggerne uno o due. Esplodono, fanno come Krillin. E Trunks distrugge il buco nero. Amici, per oggi è tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se vi piacciono i gameplay. Ci vediamo al prossimo video. Bella!